siamo gli idonei delle graduatorie lauree, ci troviamo qui presso l'assessorato agli affari generali del personale per cercare di avere un incontro politico, un incontro volto a delineare quello che è il quadro relativo appunto alle assunzioni e lo scorrimento delle graduatorie, in considerazione del fatto che ci sono vari concorsi regionali in svolgimento e questo comporterà a breve la compresenza di graduatorie omologhe. Quindi vorremmo avere un quadro più preciso su quelle che sono le volontà politiche di utilizzo e di priorità delle graduatorie attive. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Paolucci, sono un idoneo della categoria di funzionari amministrativi lauree. Siamo qui oggi davanti all'assessorato personale per appunto avere delle risposte in merito allo scorrimento della nostra graduatoria, che infatti risulta praticamente bloccata da quasi un anno, soprattutto in riferimento alle assunzioni previste nella legge di stabilità del 2023, in merito appunto alle assunzioni in Argea, che essendo un ente gemello di lauree sarebbe sicuramente il naturale destinatario di uno scorrimento della nostra graduatoria, come lo è stato lo scorso anno con 9 assunzioni di funzionari della nostra graduatoria. Però attualmente siamo in una situazione di incertezza, in quanto parrebbe ci siano delle linee di indirizzo politico che però sono a noi sconosciute, in quanto non ci sono state fornite appunto documenti attraverso l'accesso agli atti, e appunto vorremmo avere delle lucidazioni in merito dall'assessore Farris in merito a queste linee di indirizzo che precluderebbero lo scorrimento della nostra graduatoria in maniera irragionevole, in quanto appunto il concorso lauree è stato fatto con specifico riferimento alla legislazione in materia agricola e dunque sarebbe sicuramente naturale approdo per la nostra graduatoria, per gli della nostra graduatoria, come appunto professionalità e competenza del comparto agricolo.